Armistizio di Cassibile 3 settembre 1943, una data che cambiò il corso della storia. È stato presentato stamattina con una conferenza stampa il programma dell'80° anniversario della firma dell'armistizio di Cassibile che segnò l'uscita dell'Italia dalla Seconda Guerra Mondiale al fianco della Germania. L'evento è stato organizzato dalle associazioni Cachiparis e Lambadoria con il patrocinio del Comune. Per l'amministrazione ha partecipato il funzionario dell'Ufficio Cultura Dario Scarfì, che ha letto il saluto del sindaco Francesco Italia e dell'assessore alla cultura Fabio Granata, entrambi assenti per altri impegni. A descrivere lo spirito della manifestazione e il programma degli appuntamenti sono stati il presidente di Cachiparis, Franco Imprescia, il rappresentante di Lambadoria, Benedetto Brandino, e il consigliere comunale Paolo Romano, da sempre impegnato nelle commemorazioni dell'armistizio e nella realizzazione di un museo ad esso dedicato. Le iniziative prenderanno il via il 1 settembre e si concluderanno il giorno 8, data in cui fu annunciata l'uscita dell'Italia dalla guerra. Grande protagonista sarà l'esercito, presente a Cassibile con la fanfara dei bersaglieri, che ha organizzato il convegno storico del 4 settembre. Il 3 settembre, cioè nel giorno in cui avvenne la firma tra Italia e alleati, si terrà una gara podistica organizzata dall'associazione Ortigia Marcia, rappresentata stamattina dal suo presidente Salvo Imbese. Dal 21 luglio infine è aperta una mostra sull'armistizio che è visitabile fino al 2 settembre.